Benvenuti a Dog Club, il format di Televisionet che vi guida alla scoperta delle razze canine per essere in grado di scegliere consapevolmente il vostro cane. Dovete sapere infatti che tutte le razze moderne sono state create dall'uomo per soddisfare scopi ben precisi e diversi tra loro, come per esempio la caccia, la guarda della proprietà o la difesa della persona. E queste caratteristiche, ricercate in origine, sono ancora molto presenti nella maggior parte delle razze. Infatti, scegliere un cane solo per la sua bellezza o per un'immagine che ci siamo fatti senza conoscere le caratteristiche della razza è un gravissimo errore che può portare ad una situazione di incomprensione e infelicità, sia del padrone che del cane, che però non ha nessuna colpa. Dog Club si occuperà non solo di cani di razza, ma vi aiuterà anche a capire con quali criteri scegliere un cane meticcio o un cane ospitato in un canile. Questi cani che spesso non sono riconducibili ad alcuna razza e quindi è più difficile capirne le caratteristiche, ma sono comunque molto sensibili e hanno estremo bisogno di ricevere affetto. È bene comunque conoscere i criteri con cui sceglierli in funzione del tipo di vita che conduciamo e dell'assetto familiare nel quotidiano. Seguiteci! Oggi parliamo dei Doberman. Le origini del Doberman risalgono alla fine dell'Ottocento in Germania. Fu allora che Carl Friedrich Louis Doberman, il creatore della razza, sentì l'esigenza di avere al proprio fianco un cane protettivo, capace di difenderlo in qualunque situazione per via del suo lavoro considerato a quei tempi pericoloso. Così iniziò a selezionare razze che avevano come caratteristiche principali il coraggio, la fedeltà e la forza, così da creare un cane da utilità ottimo nella guardia e nella difesa. Purtroppo non si conoscono con certezza tutte le razze che hanno contribuito alla creazione dell'attuale Doberman, ma indubbiamente il Pinscher, il cane da macellaio, ovvero l'antenato del Rottweiler, il levriero inglese, il Manchester Terrier e il Pastor della Bos sono alcuni dei progenitori del Doberman attuale. Nel 1900 la razza, nei primi tempi battezzata Pinscher Doberman, viene ufficialmente riconosciuta e in breve tempo acquisisce un certo successo. Negli anni successivi, essendo impiegato di frequente dalla polizia e dall'esercito, fu soprannominato il cane poliziotto. Il Doberman è un cane di taglia media, muscoloso, atletico e slanciato, dall'andatura sciolta e il portamento fiero e nobile. La sua espressione è decisa, ma non deve mostrare né paura né aggressività. La testa, in origine piccola e a forma conica, oggi è più grande, con una canna nasale lunga, larga e dritta, mentre il collo, asciutto e muscoloso, deve essere di lunghezza ben proporzionata al resto del corpo. Il suo pelo è naturalmente corto, duro e fitto, ma la presenza di sottopelo non è ammesso dallo standard. Il mantello, per la maggior parte dei Doberman, è di color nero scuro con focature rosse e ruggine ben marcate, ma anche i soggetti di colore marrone scuro sono ammessi dallo standard. Una volta, per motivi estetici e funzionali, le orecchie e la coda del Doberman venivano tagliate. Oggi, l'amputazione è severamente vietata in tanti paesi e per questa ragione tutti i soggetti nati dopo il passaggio della legge devono avere le orecchie lunghe e pendenti e la coda di media lunghezza, anche se alcuni soggetti possono nascere naturalmente bobtail, ovvero senza coda. Gli occhi sono ovali e scuri, ma i soggetti di colore marrone possono avere gli occhi leggermente più chiari. L'altezza algarese per i maschi varia dai 68 cm fino ai 72 cm, per un peso dai 40 ai 45 kg, mentre per le femmine varia dai 63 cm ai 67 cm, per un peso che va dai 32 ai 35 kg. Dietro l'immagine da cane soldato, forte e indipendente, si nasconde in realtà un cane dall'animo sensibile ed affettuoso, che si inserisce molto facilmente nell'ambiente familiare. Il Doberman è molto attaccato al suo padrone ed è molto affettuoso con i bambini. È equilibrato, curioso, socievole e dotato di una grande intelligenza.
Il suo temperamento deciso, coraggioso e forte lo rende un buon cane da guardia e da difesa, e la sua disponibilità alla sottomissione lo rende un cane facile da addestrare. Infatti, nelle prove di lavoro, il Doberman mostra impegno, entusiasmo e concentrazione. Nonostante la sua reputazione, il Doberman non è aggressivo, sa difendersi, ma non attacca mai senza motivo. Dovete sapere che il suo carattere varia a seconda del sesso. I maschi sono più spavaldi e determinati e quindi hanno bisogno di un padrone molto attento che sappia educarlo con fermezza, mentre le femmine sono più tranquille e affettuose, ma anche più diffidenti con gli estranei. È importante ricordare che non deve mostrare timidezza, paura o aggressività. La sensibilità del Doberman non deve essere mai sottovalutata. Bisogna educarlo con fermezza e costanza, ma non con durezza. Un atteggiamento troppo duro da parte del suo padrone potrebbe renderlo ansioso e introverso. Il Doberman si adatta facilmente alla vita in appartamento, ma essendo un cane pieno di energia e in costante ricerca di nuovi stimoli, per il suo bene fisico e mentale ha bisogno di attività quotidiana. In casa è pulito e discreto, il suo pelo non richiede particolari cure, basta spazzolarlo tutti i giorni per mantenerlo lucido. È un cane che gode di un'ottima salute, infatti non teme il freddo, anche se non avendo il sottopelo è meglio non esporlo a temperature troppo basse. Le patologie che possono colpire il Doberman sono la displasia dell'anca e la malattia di von Willebrand, ovvero disturbi dell'emostasi. Non tutti sanno che circolano leggende metropolitane su questa razza tanto discussa. Una di queste è che i Doberman siano destinati ad impazzire dopo una certa età, a causa del restringimento della scatola cranica, con conseguente compressione cerebrale. Non essendoci prove scientifiche, questa affermazione è stata categoricamente smentita dai veterinari.